Cagnacci, ciao a tutti a questo primo video di una rubrica che piano piano cercherà di diventare un pochino più dettagliata con i montaggio, le cose. Sì, sembra assurdo, detto a me, ma ci proverò. Volevo ringraziare Pio3D che mi ha inviato la sua pazzesca maglietta, veramente bella, una delle poche t-shirt youtubiche con i risvoltini, e mi ci ha messo anche il suo capezzolone di Pio3D, perché a Dellimello vi fate una grandissima sega. Ora, a Pio ho inviato la mia maglia rosic, se la metterà. Ma questo, come dicevo, è un primo episodio di una rubrica che si chiamerà Behind the Marketing o Behind the YouTube Marketing. Comunque, una rubrica dove io vi parlo un attimino di come pubblicizzarsi, di come vedo io il marketing, di quello che vedo fatto dagli altri. Cercherò di spiegarvelo, di farvi capire la logica che c'è dietro, al fine magari per voi di estrapolarne qualche spunto, di copiare e rielaborare per voi stessi, cose che io faccio da sempre. Ho fatto ad esempio un articolo che vi metterò qui sotto di blog, dove vi faccio capire un po' la mia filosofia del rubare. Io osservo gli altri e gli rubo le cose che ritengo per me possano essere utili, poi magari non le copio nemmeno nello stesso modo, le copio come è più utile a me. Quindi date un'occhiata all'articolo qui sotto. Invece, in questo video, che è semplicemente un alfa, perché piano piano, come ho detto, monterò piano piano, vuole essere un discorso. Questo primo episodio è un discorso tra di noi. Prendetela tranquilli, se siete interessati un po' a capire il mio ragionamento che ho fatto su YouTube, perché ho messo le iscrizioni celate, le iscrizioni nascoste, state a sentire perché adesso ve ne parlo. Prima cosa, le iscrizioni sono un dato che non indica, anzi sono uno dei dati meno importanti di un canale YouTube, per chi sa bene come funzionano le cose su YouTube. Perché il numero di iscritti è influenzato da tantissime dinamiche, che possono essere sociali, relazionali, di molti molti tipi, e sono uno dei dati più taroccabili in assoluto. Questo perché? Perché mentre le visualizzazioni finte possono essere analizzate nel loro tempo di durata, se sono aperte le statistiche sotto il video, e i commenti, se non sono italiani, si può capire che sono stati messi con qualche, diciamo, botto, con qualche programma tipo AdMeFast, le iscrizioni sono un po' più difficili da capire se sono vere o se sono false, proprio perché non li possiamo vedere chi sono questi iscritti. Ed è un dato quindi perfettamente taroccabile, senza contare che anche se sono autentici al 100%, raramente indicano il vero seguito che ha un canale, perché gli iscritti possono arrivare da canali molto molto vecchi e quindi che nel frattempo sono disiscritti, si sono disaffezionati a YouTube o a quello YouTuber, oppure sono iscrizioni che arrivano per simpatia e su format che magari producono contenuti giornalmente, stufano subito, ma poi magari qualcuno rimane iscritto perché tanto non gli importa, oppure rimane iscritto giusto per sostegno al personaggio che è simpatico ma non segue i suoi video. Quindi, se io fossi in un'azienda, baderei molto a capire quali sono i numeri importanti. Per come la vedrei io, se io dovessi, che ne so, la mia azienda producesse penne, una mia ideale azienda producesse penne, e dovessi vedere su quale influencer investire, non sceglierei in base al numero di visualizzazioni sotto al canale, ma in base al seguito che ha. E questa analisi è un pochino più complicata, non si fa nemmeno con mi piace o non mi piace, altro dato molto traroccabile. Secondo me si va a vedere un pochino quanto è solida la sua community, quanto è il zoccolo duro. Se ad esempio andiamo a vedere Sabaku no Maiku, che ha 76-80 mila iscritti, è come se ce n'avesse in realtà 200 mila, per quanto è forte il seguito che ha. Guardate Marcus Crohn, ha 200 mila iscritti, ma su ogni video fa 15 mila visualizzazioni, anche perché li fa spesso. Questo è un difetto di molti canali di gaming, perché non c'è tempo per far accumulare immediatamente le visualizzazioni su un singolo video, perché ognuno toglie visibilità all'altro. Vi ricordo che un video nei feed di YouTube rimane 7 ore, ovviamente viene scalzato quando si produce di più. Vabbè, questa è tutta un'altra cosa che spiegheremo più avanti. Ma invece Sabaku no Maiku, che ad esempio fa 2 video al giorno, ha un pubblico enorme su ogni singolo video, che lo segue un pochino su tutti i social network, che siano Facebook, Instagram, Twitter, anche perché lui li spinge molto. Mentre ad esempio, vi faccio un esempio, anche un parallelo tra i Patreon.
Sabaku ha un Patreon enorme nonostante a 76.000 iscritti, Marcus Crone ha 200.000, è molto più piccolo rispetto a Sabaku no Maiku. Quindi ecco, io andrei ad analizzare questi dati qua e un altro dato molto importante secondo me sono i commenti e diciamo il pubblico come il pubblico dello YouTuber. Facciamo un esempio, se io sono uno che vuole un'azienda che produce software di streaming, magari investo i miei soldi su Daniele KK, che è uno YouTuber che parla di streaming e ha 400-300 iscritti, ma un pubblico fidelizzato solo su quello, piuttosto che promuovere il mio software presso Favij, che è un pubblico di bambini che lo streaming non lo fanno, nonostante 1,5 milioni di iscritti, e se vado però a guardare un attimo i suoi commenti capisco un pochino l'età, no? Anche i suoi contenuti. Quindi io guarderei molto i contenuti della community che hanno gli YouTuber piuttosto che gli altri YouTuber. In base a questa logica, quindi non ritenendo io importanti gli iscritti, per quanto riguarda appunto la valutazione di un canale popolare e di successo, vi faccio un'altra osservazione, ovviamente sempre mia, che non vuol dire che sia giusta, è un'analisi che ho fatto per me stesso e l'ho messa in atto, poi si può sbagliare o meno. Da quando ho messo gli iscritti nascosti, io aumentavo di 20-25 iscritti al giorno, ottimo, a me piace molto la crescita lenta perché vuol dire che quelle sono persone che si sono avvicinate senza boost, senza roba, senza sponsorizzazioni di altri, che sono quelli iscritti più fedeli. Ma ho notato che da quando ho messo gli iscritti nascosti sono aumentati di 100 al giorno. Cioè in 4 giorni ho fatto 550-600 iscrizioni, una cosa impressionante. E non ne capisco il perché, se non quello che la mia valutazione era giusta, cioè che c'è molto attenzione da parte del pubblico a salire sul carro del vincitore. Cioè, quando, faccio un esempio, se io guardo un video di quei due sul server, ok, magari lo capisco che non sono video di altissima qualità, che quando Sinergo parla di cinema non sta dicendo cose granché, però uno vede quei numeri e dice, oh, guarda quante persone lo seguono, magari avrà tanti altri video interessanti e ti iscrivi. Poi magari il video non lo vedi nemmeno più, oppure ti rimane simpatico, si nervo, che è possibile, per quanto per me sia davvero strana come cosa, e quindi arriva l'iscritto lì proprio perché c'è questo meccanismo, dice, ah, ci sono tanti iscritti, allora qualcosa, il canale varrà. Che è un ragionamento che alcune volte è perfettamente coincidente con la realtà, però come al cinema sono rari i film dove pubblico e critica concordano sulla qualità del film, anche in questi casi, per quella che è la mia esperienza personale, raramente una grande massa di persone su un canale corrisponde alla qualità dello stesso, sia che di qualsiasi genere si stia parlando. Altra considerazione che vi faccio è che molte altre persone che hanno messo gli iscritti oscurati hanno notato un piccolo incremento delle iscrizioni rispetto al solito. Evidentemente, forse avevo ragione, ma perché è pericoloso questo meccanismo delle iscrizioni? Perché secondo me diventa molto autolimitante, autocensorio, anche per lo youtuber stesso a livello psicologico. Perché lo youtuber vuol dire, guarda, ho così tanti iscritti e mi faccio così poche views, ma perché? Ho provato questo format, non viene visto, come mai? Oddio, lo devo mollare subito perché non sto facendo views. È un po' un'ansia da prestazione, che io per esempio ho avvisato nel canale dello zio Rob Forchetta. Lo zio Rob Forchetta ha un canale di 40.000 e rotte iscritti, cioè dei video con buonissime visualizzazioni. Diciamo però che molte sue iscrizioni sono frutto di socialità, diciamo, stando in contatto con youtuber molto molto seguiti, penso sia nella logica, no? Come io, ad esempio, quando ho fatto i video insieme a Boban Peso e Bobo, ovvio che molti si siano iscritti perché mi sia risultato simpatico, perché sia stato con loro che sono rimasti più simpatici di me. Magari qualcuno si iscrive e dice, oh, vabbè, ma De Mimmo è così stronzo. È una dinamica che c'è su tutto YouTube. Quindi ci sono dei canali che sono un pochino più sociali, che hanno creato un pubblico un pochino attraverso più la socialità che attraverso i contenuti propri, propri, propri. E il canale di Bob Forchetta è uno di quelli. Però, quando lui fa i suoi video di musica, di improvvisazione musicale, grazie a quel pubblico lì riesce a fare dei numeri molto buoni, che io ritengo molto buoni. Si parla di 2.000, 2.500, 3.000 visualizzazioni su un contenuto che non è che su YouTube sia molto apprezzato la musica. Quindi, grandi numeri per come la vedo io la cosa. Invece lo zio Bob si è lamentato in qualche stato di Facebook, ho 40.000 iscritti, ma non ne hanno visto solo in 2.000. Ecco, vedete, diventa, è la mollata, quella rubrica che a me piaceva. A me piaceva molto quella rubrica lì. Quindi cosa ha portato lo youtuber a mollare anzitempo una rubrica che magari insistendoci sopra avrebbe dato ancora più frutti, no? Soprattutto crea quell'effetto di qualità, cioè se io fossi qualcuno che vuole investire nella pubblicità di una chitarra, avrei contattato sicuramente lo zio Bob, che aveva uno dei canali più seguiti per quanto riguarda improvvisazione con chitarra, per fare un esempio. La gente si è picchiata da solo, mannaggia zio Bob, mannaggia.
E quindi lo zio Robo Forchetta non si deve lamentare. Quindi anche per lui, magari tenerli iscritti celati può essere una risorsa in più. Io non sto dicendo che chi ha tanti iscritti deve mettere, perché secondo me sbaglierebbe. Cioè, se io sono un ristorante che magari cucina così così, ma ho un locale bellissimo, è ovvio che io spingo moltissimo su quanto è bello il locale, piuttosto su quanto è buono il mio cibo. È normale fare questo tipo di pubblicità, spingere sui punti forti e coprire un pochino i punti deboli, no? E quindi se io sono un canale che non è che fa chissà che cose incredibili e quel numero riesce a impressionare e a portarmi altre persone, è ovvio che me la gioco, non sto, è normale, nessuno sta chiedendo a questi canali di mettersi, cioè non è una campagna moralizzatrice, ecco, come devono essere i feed liberi. Chiudo il mio discorso di behind the marketing andandovi a dire un'ultima cosa che mi ero tenuto per ultimo, me la sto scordando in questo momento, ma la recuperiamo. Ecco sì. L'esempio che volevo farvi, per farvi capire come contino questi iscritti, è così. Allora, il pubblico di YouTube è un pubblico giovane. Portiamo questo pubblico giovane nella realtà e facciamolo passare in una via dove a sinistra c'è un ristorante cinese e alla destra c'è un agriturismo. Ora, quel pubblico giovane lì, vedendo che alla sinistra il ristorante cinese sicuramente si pagherà poco, 12, con 12 euro puoi mangiare tutto quello che vuoi, che è pieno di gente, che c'è chiasso, c'è rumore, eccetera, eccetera. Invece, la parte destra, sì, sicuramente sarà più buona, però costerà un po' di più, 18 euro, 20 euro, antipasto primo e secondo, no? E vedo gente un pochino più anzianotta, più tranquilla, meno rumore, anche perché per apprezzare certo tipo di cibo ci vuole anche un pochino più di cultura, quindi capire che la carne è buona e non è buona, sapere come ordinarla, no? Vedi là c'è il fritto, prendi il fritto è buono per forza. Quindi, secondo me, questo pubblico qui, passando davanti a queste due vetrine, va dove c'è più gente, dove è più comprensibile per lui tutto e dove si spende poco. Ma mettiamo caso che teliamo due teli su entrambi e che ci basiamo soltanto su un odore che esce da questi posti. È ovvio che sentirò che l'odore più buono è quello che esce dall'agriturismo, no? Piuttosto che il pozzo di fritto che viene dal ristorante cinese. E magari qualcuno di quel pubblico che si sarebbe diretto in massa dal ristorante cinese sceglie una sera, io, che bello odore, voglio provarlo. Qua non vede che ci sono solo persone serie, eccetera. E qualche pubblico finisce lì. Ecco, io punto a questo effetto qui, cioè a quello di portare iscrizioni attraverso questa logica, cioè io non avendo il pregiudizio di vedere chi è che c'è e che non c'è da te, magari provo a guardare cosa proponi, vado a vedere il tuo video, magari non uno, due, tre, e poi decido di iscrivermi piuttosto che basarmi su quello che dicono di Dellimello o quanti iscritti ha Dellimello. È una logica che funziona? Sì, non lo so. Questo era il primo episodio di Behind the Marketing, spero che sia stato interessante. E se vi è piaciuto, fatemelo sapere perché nei prossimi video vi cercherò di montare un pochettino.